quella lì è la cosa comoda dei chops. Bella Andre. Ciao. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo beccati mille volte, ma finalmente facciamo un video insieme. Tra l'altro ti seguo da 13 anni, mi ricordo. Sì, ma mi ricordo che pubblicavi video di Guarda Live. Vecchio metal, quindi. I tuoi mega chops che dai, ti hanno portato a fare strada alla fine. Sì. Ieri hai fatto il tuo concerto con la SED qua a Bologna, è stato beh, divertente, dai, mi è piaciuto. Un mega palco assurdo. Da quanto è che hai iniziato a suonare la batteria e come mai? Ho iniziato a 15 praticamente. E hai suonato con che band? Allora ho iniziato con delle band locali, poi ho iniziato a suonare con i Melody Folk, una band che aveva partecipato anche a Sanremo Giovani. Poi ho iniziato a suonare con i Testers, che conosci perché siamo metalcore. Tutte situazioni un po', diciamo, non dico amatoriali, ma semiprofessionali, no? Ho iniziato invece a suonare con artisti più importanti dal 2019, con Mostro che fa rap, ho fatto due tour con lui e dal 2022 ho iniziato a suonare con la SED. Sono passato dal pop punk, metal, poi rap e adesso di nuovo pop punk, diciamo pop. Tutto davvero, cioè ti sei costruito tutto questo sì, percorso? Sì, ho fatto un po' di lezioni i primi anni, il primo anno, i primi due anni non mi ricordo, da un maestro locale, proprio un amico di mio padre, non mi ha fatto vedere un singolo rudimento, cioè ho iniziato a far suonare sulle canzoni. E quello è un vantaggio che ho apprezzato ed è anche un metodo che uso io con altra gente quando vengono a lezione, perché devi farli appassionare prima. Poi dopo i rudimenti, se ti interessa suonare, li impari e li vai a vedere perché dici mi servono. Oggi farò suonare ad Andrea una canzone che lui non conosce. Conosce la band perché questa band l'ho ascoltata nel 2013. Tipo. Esatto, è fuori da quasi da più di 10 anni. Sì. Vi farò suonare però una canzone abbastanza famosa, uscita da poco, Popular Monster dei Falling in Reverse, con Luke Holland alla batteria, che siamo grazie, entrambi mega fan, per farvi vedere come un batterista professionista riesce ad imparare un brano nel minor tempo possibile. Andiamo alla batteria? Challenge accepted. Dai. I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay. Yeah. I battle with depression, but the question still remains, is this post-traumatic stressing or am I suppressing? Ok, qua c'è una parte di batteria elettronica all'inizio. Allora, per imparare una canzone, secondo me ci sono vari metodi, dipende un po' dal tempo che hai a disposizione per impararla. Mi è successo di dover imparare 19 pezzi quando sono andato con Mostro in 16-17 giorni. Praticamente ogni giorno ascoltavo mentre ero a lavoro, mentre ero in macchina, le tracce, ma mai sempre la stessa traccia una volta dietro l'altra. Quindi ascoltavo magari 2-3 tracce, poi altre 2-3, però sempre in continuazione avevo queste tracce in loop e cercavo di stare concentrato anche quando le ascoltavo. Magari stavo guidando, ma cercavo di capire cosa facesse la batteria o il beat. Se invece si ha tempo, allora il modo migliore secondo me per imparare una canzone è mettersela in cuffia, mettere delle sordine sulla batteria o suonare piano e provarla e fare caso a cosa succede, no? Provi a fare quello che pensi e poi fai caso a cosa succede. Molto Bring Me the Horizon, ritornello.
Se invece devi impararla proprio subito, diretta, come nel nostro caso oggi, provi a capire più o meno la struttura, nel senso intro, strofa, ritornello, breakdown magari, e poi cerchi di farla il più simile possibile e cerchi di focalizzarti non sulla parte più difficile, perché tanto sarà impossibile impararla in 10 minuti, capito? Cerchi di focalizzarti più sulla struttura generale da portarla a casa. La cosa più difficile da rispettare sono gli stop, secondo me, perché parte se stoppa, però come parte di batteria per ora non è difficilissima, secondo me. Ma non ti fai mai trascrizioni? Di solito no, però mi è sempre piaciuto il fatto di ricordare le cose. Io mi ricordo quando a scuola studiavo le poesie, adoravo saperle bene. Mi piaceva ricordare le cose e vedere se riuscivo a ricordarmi, no? Gli Ocolla non è mai scontato, quindi no. Figo. Suonata un po' a caso, però vabbè. Beh, comunque la prima take è sempre sì, quella dove quella tenti lì dove capisci, di capire la struttura. La cosa figa è che hai talmente assimilato i chops. Sì, che glieli infili, sì. Vabbè, glieli metti e cadi sempre lì. Ma quella lì è la cosa comoda dei chops, cioè secondo me è il tuo salvaculo live. È perché studiandoli riesci ad ampliare il tuo vocabolario di batterista, diciamo. Se dovessi migliorare delle parti, su cosa ti concentreresti di più? Vabbè, sicuro il breakdown è fondamentale. È quando stoppa la batteria devi stopparla. Mi sono trovato qualche volta a dire ok, devo fermarmi, ok, devo partire. E poi devi anche capire cosa fare nelle parti elettroniche, soprattutto se devi andare a suonare un live, cioè devi accordarti anche con gli altri del gruppo, dire ok, qua suono su un pad, oppure metto un trigger, oppure la faccio acustica. Ad esempio anche con la sed, quando suono dal vivo, abbiamo deciso insieme di tenerla più live possibile, quindi mi sono montato un rullantino, uno stack. Ti senti pronto? Sì, pronto è un parolone. Trapped in a maze, every wall that I knock down is just a wall that I replace. I'm in a race against myself, I try to keep a steady pace. How the fuck will I escape if I never close my gaze? Oh my god, I keep on stressing every second that I waste. It's another second sooner to a blessing I won't take.
Vabbè, sta take. Sì, 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 no, ci stavo, ci stavo. Figo sto pezzo, mi ha fatto scoprire una bella canzone. Beh, Andre, dai, come prima volta che sentivi questa canzone, tanta roba. Dai, sì, l'unica cosa che mi ha messo in difficoltà è il breakdown, perché nella sua semplicità era difficile da ricordare. Però sì, il ritornello ci stava, un po' le strutture le ho capite, quindi dai. Com'è stato ritornare alle origini? Dai, figo, sempre bello, alla fine è una roba impegnativa che però ti diverte. Direi ottimo, hai scelto bene. Raga, andate a seguire Andrea Bessone, probabilmente già lo seguite, suona nella SED, ha suonato con Mostro, ma viene dal metal anche lui, ovviamente. Sì. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e su TikTok, noi ci vediamo al prossimo video come sempre. A presto, grazie di aver visto il video e grazie Dario per avermi ospitato, è stato un piacere.